Beh ragazzi, benvenuti in questo primissimo video, ragazzi, su una serie incredibile che so che apprezzerete tantissimo. Sto parlando di una serie di spacchettamenti, delle cose che andrò a acquistare. Sono molto carico di questa cosa perché appunto così mi potrete seguire all'interno delle mie evoluzioni, le mie stramberie che appunto acquisterò. Ma diciamo che non vorrei cincischiare troppo, quindi direi di andare direttamente al video in sé. Piccola parentesi, ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social, link per acquistare la vostra attrezzatura. Infatti, in questo video in particolare ci saranno anche i link di tutte le cose che appunto vedrete in questo video. E poi ovviamente ci sono i link dei social, Instagram per stare aggiornati e Twitch, ragazzi. Vi ricordo che sono in live dal martedì, mercoledì e giovedì alle 21:20. Ok, ragazzi, volevo dirvi innanzitutto che purtroppo ho già dovuto aprire i cartoni con all'interno gli oggetti, perché appunto c'erano dei problemi, pacco che non è arrivato, eccetera, quindi dovevo controllare più o meno se c'era tutto e quindi ho dovuto togliere i pacchi, quindi vedrete solo gli oggetti in sé, li ho già spacchettati, ma voi non sapete di cosa si tratta. E questo video sarà diviso in due parti, però voi lo vedete in un video solo, perché appunto non mi è arrivato tutto il giorno in cui registro oggi questo video, ma mi arriverà poi prossimamente, ma voi comunque vedrete tutto in un video. Andiamo subito a vedere che cosa ho acquistato. Per migliorare la mia postazione. Oh, eccoci qua, ragazzi. Ebbene sì, ho acquistato questo microfonino qua, ragazzi. Non so se lo vedete bene a fuoco, il boia. Comunque vi farò una ripresina mentre parlo. Appunto, ho acquistato questo microfono esterno per la mia videocamera, appunto anche per migliorare queste tipologie di video. Quindi magari riuscire a fare questo video in giro per la casa, oppure comunque in un'altra posizione rispetto a quella, così non uso il microfono appunto che uso di solito per fare le live e video. Quindi ragazzi, sicuramente nella seconda parte di questo video, che appunto vedrete, ricordo, sempre in questo video, con il prossimo acquisto che mi deve ancora arrivare, probabilmente utilizzerò questo microfono qua. Ovviamente ragazzi, c'è il link in descrizione, pagato sulla quarantina di euro su Amazon, top secondo me per iniziare appunto a fare vlog, oppure magari portarsi a giro la videocamera. Quindi adesso lo proveremo e poi mi farete sapere voi anche cosa ne pensate. Eccoci qua ragazzi, passiamo con il secondo articolo che ho acquistato. Parliamo di un treppiede, ragazzi. Adesso ve lo vado ad aprire. Ragazzi, ho comprato questo treppiede qua. È molto ergonomico, cioè si modella. È tipo un GorillaPod, ma l'ho pagato veramente una miseria, ragazzi. Voi starete vedendo tutte le riprese specifiche, eccetera. Perché l'ho preso? L'ho preso appunto per il fatto che mi può servire per andare in giro, quindi iniziare a fare anche dei vlog, ragazzi. Infatti è un nuovissimo format che appunto vorrò fare, appunto i vlog, ragazzi. Come avete potuto ben vedere, è molto flessibile. È molto flessibile, tipo GorillaPod, ma appunto non volevo spendere 60 euro per una cosa così, perché appunto non è che lo utilizzerò sempre, però me l'aspettavo più piccolo, vi dico la verità, però vi sorregge la vostra videocamera molto facilmente secondo me. Infatti ragazzi, dopo lo andrò a provare, ma nella foto magari avrete, nelle immagini che scorrono, avrete visto tutto quanto. Sembra abbastanza carino, comunque lo testerò nei prossimi giorni, magari farò un altro video dove vi dirò appunto come mi sto trovando. Andiamo al prossimo articolo, ragazzi. Piccolo aneddoto, ragazzi, mi scuso se questo video non sarà il meglio, ma cercherò, è appunto il mio primo video unboxing, qui ragazzi, se avete qualcosa da dirmi nei commenti da migliorare, fatemelo sapere ovviamente, cercherò sempre di fare al meglio questo video. Vabbè, niente, volevo dire solo questo piccolo aneddoto e direi di andare al prossimo articolo. Ragazzi, la ciccia sta arrivando adesso, Ok, eccoci qua ragazzi, prossimo aneddoto, un piccolo jack, un piccolo connettore, adattatore mic audio, eccetera, tutte le altre cose del caso. Perché l'ho preso? L'ho comprato un adattatore per la mia videocamera, ovviamente, perché non ha l'entrata jack del microfono la mia videocamera, e l'ho acquistato appunto perché così collego il cellulare al microfono direttamente. Probabilmente dovrò comprare anche una prolunga per il microfono, ma comunque per adesso questo qua è l'unico modo per appunto attaccare il cellulare al microfono. Opla, eccoci qua, questo è l'altro, ragazzi, voi non capite, anche io non capisco, ma adesso lo andiamo a aprire insieme un attimo. Ma dovrebbe essere un altro accessorio per la mia luce, ragazzi. Vabbè ragazzi, è tutto molto molto smembrato. Comunque starete già vedendo l'immagine con la luce ammontata, ovviamente. Ma come starete vedendo, appunto, mi servirà appunto per togliere, diciamo, quello stand che ho della luce, per appunto tenerla rialzata sopra dalla scrivania dove appunto lavoro. Quindi è molto comodo, ve lo consiglio appunto per avere, diciamo, la luce non in mezzo alle scatole. Mi sembra anche di una buona qualità. E niente, anche questo qua l'ho pagato poco, ragazzi. Comunque tutto molto economico, a parte il prossimo articolo che vi farò vedere. Questo non lo lancio, questo non lo lancio, ragazzi. Ragazzi, ho fatto un investimento importante, più che altro per me, barra canale, ma non lo utilizzerò molto sul canale, a parte per monitorare magari qualche live, ma ho acquistato un iPad. Un iPad, ragazzi. E voi direte, scioppone, scioppone. No, ragazzi, l'ho acquistato appunto perché io possedevo già un iPad, ma purtroppo mi ha abbandonato. Quindi purtroppo ho dovuto cambiarlo, e anche mi è comodo per le live, per seguire le live e fare tante altre cose, anche in viaggio magari il computer lo lascio a casa, quindi questo qua mi può servire. E assieme all'iPad, ragazzi,
Ho acquistato anche la cover più povera che potessi trovare sul mercato. Comunque, cioè, al posto di spendere quei 650 euro di cover dell'Apple, che ovviamente ci dissociamo, però Apple non si tocca, ho preferito prendere questa qua da 15 euro, uguale, di quelle che hanno il magnete sopra, quindi quelle che si chiudono, quelle classiche d'iPad, perché è anche comoda. L'ho preso anche l'iPad appunto per perché appunto ho tutto questo ecosistema qua, quindi anche per la comodità di tutto l'ecosistema e delle sue funzionalità. A questo punto, ragazzi, ditemi se vi può interessare un video inerente a questo prodotto tecnologico. Eccoci qua, ragazzi, come vi dicevo, questa qua è la seconda parte e sto registrando, ragazzi, adesso con il Boya e probabilmente lo utilizzerò anche per magari post partita, così fatemi sapere come lo sentite. Adesso poi io lo sentirò, ho fatto delle prove, credo che si senta bene, è molto comodo, ragazzi, molto figo vedere tutta la webcam, la videocamera tutta così. Direi di farvi vedere l'ultimo acquisto che mi è arrivato appunto adesso. Ragazzuoli, stiamo parlando di una cosa gigante, una cosa che esteticamente renderà il mio studio ottimale, ma probabilmente anche dal suono. L'ho preso più per l'estetico, ovviamente, però magari può dare qualche successo anche all'interno del lato sonoro. Sto parlando, ragazzi, dei pannelli fonoassorbenti. Ho preso giganti, ovviamente il link solito di Amazon. Ho preso quelli 50x50, ma appunto secondo me qua ci stanno bene. Poi comunque adesso starete vedendo le immagini dello studio più o meno terminato, quindi un po' lo spoiler, un po' di tutto. Poi magari un giorno, quando, ragazzi, avrò tutta la postazione completata, quindi tutte le cose proprio per me, proprio quando sarà proprio completa, quindi, ragazzi, un video che potrà arrivare anche, per esempio, tra un anno, Vi farò vedere tutto. Comunque, ragazzi, per ogni cosa che acquisterò farò sempre un unboxing. Infatti per le prossime settimane ho pensato di comprare altre aggeggine, ragazzi, ma piccoli accessori per migliorare le stream / video. Quindi state aggiornati, perché questa serie degli unboxing, ragazzi, è una gran figata. Vabbè, lo appoggio. E niente, ragazzi, probabilmente tra un po' di tempo uscirà un video anche su un aggiornamento importante, su un gran cambiamento che avrà il mio canale. Verrà avviato un progetto, ragazzi, molto importante, secondo me, insieme a un'altra persona, ma non voglio dirvi niente perché appunto ci sarà un video dedicato appena tutto sarà fatto. Quindi niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, vi ringrazio molto ancora per il supporto che state dando a questo canale, ragazzi, stiamo crescendo veramente tantissimo, grazie per tutto il supporto, anche per i bei commenti che mi scrivete. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in questo giorno con un nuovo video. Vi ricordo sempre che ho tutti i link in descrizione dei social, quindi Instagram per essere aggiornati, Twitch, ragazzi, martedì, mercoledì, giovedì dalle 21:20. E niente, ragazzi, noi ci becchiamo in questione con un nuovo video e bella, ragazzi.